Buon pomeriggio, bentrovati, 16:30, Diario di Papa Francesco, pronti per trascorrere insieme queste due ore di diretta per seguire un evento straordinario oggi del Papa che va all'Augustinianum, la saggezza del tempo, è il libro che stringo tra le mani, lo vedete, l'istituto dove si sta per recare, un istituto di studi universitari specializzato in patristica, questo è il libro che viene presentato oggi con tante testimonianze di nonni e nipoti che si racconteranno anche in questo pomeriggio, tra le tante quella di Lo Sfoglio, e lo trovo in prima pagina, Martin Scorsese, che peraltro regista internazionale, sarà presente all'evento, e quindi questo è tutto dire perché Martin Scorsese lo conosciamo tutti. Do il buon pomeriggio e il bentrovato a un ospite graditissimo, super nonno Luciano Onder. Buonasera. E non ha bisogno di presentazioni. Eccomi qua. Un giovanotto di 18 anni, 19, appena maggiorenne. Diciamo, sono maggiorenne, questo non c'è dubbio. A fianco a lui do ancora il buon pomeriggio a una nipote, Docca Adelaide Iacobelli, benvenuta. Buonasera. Segretaria nazionale del MISAF. Andiamo subito in Vaticano, o meglio non è proprio in Vaticano, ma è lì vicino, per chi conosce la zona del Vaticano è proprio a due passi, da Casa Santa Marta, lasciando il Sant'Uffizio, l'ex Sant'Uffizio, si arriva all'Augustinianum, lì per noi pronta con altri nonni e nipoti c'è la nostra vaticanista Cristiana Caricato. Cri, buon pomeriggio, subito da te. Sì, buon pomeriggio dall'Agostiniano, sono qui come dicevi con alcuni dei nonni e dei nipoti che oggi pomeriggio parleranno con il Papa, colloquieranno in questa che è un evento, un momento molto particolare, un evento intergenerazionale voluto proprio da Papa Francesco, ideato anche da padre Antonio Spadaro, che ha pubblicato questo libro, La saggezza del tempo, ma anche in una versione inglese, Sharing the Wisdom of Time. Che cosa contiene questo libro? Semplicemente testimonianze di nonni e nipoti nel mondo a cui Papa Francesco ha già in qualche modo dato una risposta, e questo meccanismo si ripeterà tra poco, anzi tra pochissimo, perché ci dicono che il Papa è in anticipo, proprio qui nell'aula magna dell'Agostinianum. Loro sono dei nonni particolari perché, oltre ad essere nel libro nonni e nipoti, sono anche coloro che oggi pomeriggio ripeteranno o faranno delle domande nuove al Pontefice per creare appunto questo colloquio, questo incontro tra generazioni. Con me ci sono Grace e Tony Naudi, vengono da Malta, quindi capiscono l'italiano ma preferiscono parlare in inglese. Innanzitutto Grace, che cosa avete raccontato in questo libro? Abbiamo parlato di un episodio della vita in cui il nostro matrimonio stava vivendo una crisi, e attraverso la Chiesa abbiamo capito come ricostruire la nostra famiglia nella fede e nella nostra speranza in Dio. Su questo problema di cui parlava lei, quindi abbiamo parlato della nostra esperienza. È stato molto consolante per noi. Il Papa ha detto che lui ha avuto un'esperienza simile nella sua vita. Un'altra domanda. Non passiamo a rivelare la domanda in anticipo, però perché è stato consolante il Papa? Che cosa vi ha detto che vi ha toccato il cuore? Perché la sua ha passato nel travaglio che siamo vissuto noi come marito e moglie. Vi avevo detto che parlava bene l'italiano. Perché anche lui aveva una storia simile alla vostra, sì. Una storia familiare. Sì, una storia di famiglia, sì. E questo vi ha consolato? Molto consolante per noi. Ecco, accanto invece è Jennifer. Jennifer è giovanissima, viene dalla Colombia, parla solo spagnolo, e la domanda è molto semplice. Lei lavora con l'associazione Unbound, che è l'associazione che ha collaborato a questo libro, è un'associazione che lavora proprio con le diverse generazioni, sia con i giovani, con gli anziani. Pensate che lei a bordo di una motocicletta attraversa le montagne della Colombia per andare a trovare sia giovani che anziani, è un'assistente sociale. Che cos'è esattamente Unbound e perché avete partecipato a questo progetto? Unbound è un'organizzazione, noi aiutiamo a nonni, a bambini e a giovani perché raggiungono i loro obiettivi.
Quindi io faccio parte di questo programma, io sono stata beneficiaria di questo programma. Adesso lavoro nel programma Unbound come assistente di un'operatrice sociale, un assistente sociale. Lavoro in due comuni, in due posti, e attraverso le montagne in moto per andare ad ascoltare i nonni, per stare con loro, ascoltare le famiglie, aiutarli, motivarli e stare lì con loro. Non è vissuta con sua mamma, ma con sua zia, vero? Quindi tu hai un rapporto però particolare con tua nonna, con tua abuela. Sì, no vivi con mia madre. Sì, non ho vissuto mai con mia madre, perché siamo quattro sorelle, io sono la terza. Mia mamma doveva lavorare per aiutare le mie sorelle, allora mi ha lasciato a una zia. Fino adesso, tutta la mia vita sono stato con questa zia, lei è già morta, e sono rimasto a occuparmi dei suoi figli. Io amo mia madre rispetto a mia madre, ma Dio mi ha dato più madri. Che cos'è per te? Tu abuela, che è per portia. Sì. E mia abuela fue quien mi. Mia nonna è stata la persona. Está ahí. È lì, è con me, è la mia guida, mi accompagna, ma Dio ha posto nel mio cammino mia zia, che è la sorella di mia madre, la persona che è rimasta lì con i figli, mi ha accompagnato, mi ha educato, mi ha aiutato e finora è con me. Vedete che già abbiamo iniziato a capire che cosa significa questa alleanza intergenerazionale e come i nonni possono aiutare i nipoti. Ma accanto a me c'è un'altra nonna straordinaria, si chiama Fiorella. Fiorella è fiorentina e pensate che lei insegna ai migranti e ai rifugiati. Possiamo dire quanti anni ha lei? Io 84. Ecco, ad 84 anni ancora lavora e lavora con i rifugiati e con i migranti. Sì. Che cosa le dà questa esperienza? Ma questa esperienza è bella perché dall'inizio questi ragazzi non parlano per niente, poi con la buona volontà nostra cerchiamo di mettere a suo agio e quando si arriva in fondo all'anno si trova il giovamento con questi ragazzi perché fanno dettati e poi ci divertiamo anche con loro. Li facciamo. Lei chi è per loro, una nonna? Eh sì. Oltre che l'insegnante. Sì, nonna. Ok, l'ultima domanda perché come vedete iniziano ad entrare dentro la sala perché veramente sta per arrivare il pontefice. L'ultima domanda, Fiorella, il Papa che cosa le ha detto nella sua in risposta alla sua testimonianza raccolta dal libro? Ancora no, ho da avere la risposta, me la dirà stasera. Lei ha preparato la domanda? Sì. Va bene, allora lasciamo naturalmente Fiorella, ti restituisco la linea a Nicola, tra pochissimo appunto, come vi dicevo, arriverà il Papa, naturalmente siamo tutti anche molto curiosi di sentire la domanda di Martin Scorsese. E noi naturalmente seguiremo tutto, Chris, torniamo da te appena arriva il Papa, naturalmente... Chiamaci, segnalaci la sua presenza. Devo andare tra un attimo in pubblicità, perdo anche i fogli. Ma prima di andare al tassativo, Luciano, indegnamente ti do del tu, ma da noi, prego, tra noi giornalisti, grazie. Funziona così. Cristiana ci ha tratteggiato, ecco, questo stato, no, di confronto fra generazioni. Ma com'è cambiato oggi l'essere nonni per questi giorni? L'essere nonni, tra l'altro, la mi figura. Sembra che tu sia nonno di quattro? Cinque nipoti, cinque in pratica. La figura dei nonni è molto cambiata negli ultimi anni. La nonnina, il nonnino delle epoche passate era un vecchietto in sostanza, assistito e coccolato dai figli e dai nipoti, ammesso che arrivasse a vederli. Negli ultimi decenni la realtà è cambiata. È cambiata. Tu mi hai detto che questo è il tuo quarto appuntamento della giornata da stamattina. Ecco, perché i nonni oggi sono più vivaci, più attivi. Io appartengo a una generazione super fortunata e super privilegiata. Guardiamo bene cosa è successo negli ultimi 40 anni. La vita media si è allungata di 5 anni rispetto a quella dei miei genitori e non parliamo a quella dei miei nonni. Ogni anno che passa ciascun italiano guadagna alcuni mesi di vita media, perché la vita si sta allungando grazie a tante cose, al benessere, certo, alla medicina, a quello che vogliamo. C'è un benessere sempre più ampio.
Cioè, noi della mia generazione abbiamo vissuto una trasformazione di, tecnologica, una trasformazione culturale, una modernizzazione in tutti i sensi del nostro paese. E i nipoti che cosa trovano in grado, voi? Siamo in grado adesso, avendo avuto questo passato alle spalle, questi privilegi, di trasferire gran parte di questi privilegi, se abbiamo buona salute come molti hanno, di trasferire questi privilegi e queste nostre conoscenze e benessere che abbiamo anche ai nipoti, oltre che ai figli, nei limiti in cui possiamo evidentemente, e il trasferirli anche dal punto di vista culturale, della memoria, dei valori che noi abbiamo sulle nostre spalle, che noi abbiamo preso dalle generazioni precedenti e che, di cui siamo in qualche modo i depositari in questo momento. E poi i nonni sono anche, lasciamelo dire, oggigiorno quelli che lasciano più libertà ai loro nipoti, certo, è vero? Certo, esiste una frase che noi ripetiamo e ci sentiamo dire: ditelo ai nonni, fatelo con i nonni. Chiedilo perché al nonni, nonno. Non hanno quel rigore, quella severità che certamente i genitori debbono avere come guida dei nipotini, in sostanza, dei figli. I nonni danno maggiore libertà, il frigorifero a casa dei nonni è sempre aperto, l'ora di andare a dormire a casa dei nonni si può contattare, si può contrattare, si possono permettere ai nipotini tante libertà che magari a casa non è possibile. Ci vengono volentieri i tuoi nipoti da te? Molto volentieri. Ma perché? Molto, c'è questo perché fascino? Mangiano quello che vogliono, perché il fascino non è solo dei miei nipotini, penso che ogni nipotino vede la casa dei nonni come la casa delle libertà, la casa in cui si può affermare, la casa non in cui può fare i capricci, perché non si tratta di capricci, ma si tratta di trovare degli spazi propri, senza rompere tutto evidentemente, o mettere in disordine, o solo quasi, per il gusto di quasi mettere in disordine, ma lo fanno con il gusto di affermare la propria libertà e soprattutto in quella casa di sentirsi liberi, protagonisti, di sentirla come propria. È fondamentale il rapporto che si crea in questa casa, ma giorno per giorno, fra nonni ancora attivi, capaci. Attivi e capaci sono soprattutto le nonne, che tengono questi bambini ore e ore ogni giorno, se non tutta la giornata, nonni che lavorano e che fanno tante attività, rappresentando spesso un'ancora di salvezza per i genitori. Un'ancora di salvezza, diciamolo. Luciano, dobbiamo fermarci un attimo, ti chiedo perdono, perché abbiamo una breve pausa pubblicitaria, poi torniamo naturalmente qua in diretta in studio, nell'attesa che arrivi il Papa, perché come ci diceva Cristiana, sta quasi per arrivare e ci interrogheremo anche su che cosa rappresentano per i nipoti i loro nonni. Allora, a tra poco, ci vediamo tra un attimo. Eccoci qui, torniamo in diretta, buon pomeriggio, diario di Papa Francesco, la saggezza del tempo, questo incontro fra generazioni, tra poco aspettiamo il Papa. Adelaide, vengo da te così capiamo anche che cosa rappresentano per i giovani i nonni, no? Mentre aspettiamo l'arrivo del Papa, che mi sembra stia arrivando. Sì. I nonni sono una sicurezza per noi più giovani, per noi nipoti. E io sono cresciuta nella casa di una nonna, adesso tutti i giorni parlo e ascolto i racconti di nonna e ascolto una vita che è passata nella condivisione di tante esperienze e vedo forse un contrasto tra le generazioni. Sì. Certo. Ti chiedo un attimo perdono perché abbiamo le immagini del Papa. Cristiana, è arrivato. Sì, ecco, l'avete appena visto attraversare il breve corridoio che separa l'entrata dell'Agostinianum dalla sala dove il Papa terrà l'incontro, l'evento, ecco, varca l'ingresso, naturalmente adesso ci sarà l'applauso sotto le note della musica del maestro Frisina, il Papa accompagnato da Padre Spadaro, tra pochissimo quindi prenderà il via questo evento che vedrà appunto colloquiare più generazioni. Dobbiamo dire che tutti
tutto è introdotto da Delia Gallagher, che è la reporter della CNN, la corrispondente della CNN, poi prenderà la parola l'arcivescovo di Panama, Monsignor Ulloa, che noi conosciamo molto bene, e poi Padre Spadaro, e dopodiché ci saranno subito le sei domande preparate per Papa Francesco, a cui lui darà una risposta. Sono due americani, tra cui uno, come abbiamo anticipato, Martin Scorsese, due italiani, i coniugi che abbiamo appena conosciuto, maltesi, e Jennifer, la ragazza colombiana che abbiamo incontrato prima. Grazie Cri, noi naturalmente torniamo da te appena abbiamo novità. Adesso intanto stiamo vedendo le immagini dall'interno del Papa che saluta i partecipanti. Adelaide, ti faccio concludere, sì, perché stavi esprimendo su queste immagini il concetto del confronto spesso anche acceso fra generazioni. Sì, è un confronto poi interessante, perché la nostra generazione di più giovani è una generazione che forse è abituata a vivere un mondo dei più forti, delle apparenze, in cui c'è un po' una mitizzazione della forza, dell'apparenza. Invece poi nel dialogo con i nonni vediamo che anche nella fragilità, nella debolezza, in realtà è rinchiuso un po' il mistero di una vita felice, di una vita donata. Certo, Luciano, perché è opportuno recuperarlo questo rapporto? Perché il Papa insiste oggi con questo incontro? È un rapporto importantissimo. E i nonni, diciamo la generazione precedente a quella dei genitori veri e propri, esprimono quel mondo di valori, di memorie che la storia si porta appresso, la storia ci ha dato, e trasmetterle ai ragazzi, ai bambini, agli adolescenti non è così semplice come potrebbe sembrare a prima lettura. È un'arte. Bisogna, con arte, come dici, trasmetterli, farli passare in sostanza con l'esempio, con la vita pratica, momento per momento, agendo in un certo modo piuttosto che in un altro. I nonni in questo sono importantissimi, sono dei punti di riferimento che in piena libertà, senza severità o restrizioni, fanno partecipare i bambini, i giovani, gli adolescenti a questi grandi valori. Hanno un ruolo importante, non per niente in alcune lingue straniere, Santo per esempio Padre, in francese, benvenuto. Il nonno. Siamo lieti di averla qua. Andiamo con in diretta. Noi. You can all sit down now. Sedetevi, per favore. E noi siamo qua anche grazie a lei, perché questo libro, La saggezza del tempo, è frutto di una sua idea, come si legge nella prefazione, che il Santo Padre, meditando le parole del profeta Gioele, i vostri anziani faranno dei sogni, i vostri giovani avranno visioni, si è sentito chiamato di parlare di più di questa alleanza fra giovani e anziani, e ecco perché abbiamo questo libro, e ecco perché siamo insieme questo pomeriggio a porre delle domande dai giovani e dagli anziani al Santo Padre, cosa che faremo fra poco. Ma prima vorrei introdurre l'arcivescovo di Panama, Sua Eccellenza Monsignor José Domingo Ulloa Mendieta, che è un uomo molto impegnato in questi tempi, perché si sta preparando per la Giornata Mondiale della Gioventù, che si terrà nel suo paese l'anno prossimo. Ecco, Eccellenza, a lei la parola. Mi querido Santo Padre, queridos mayores y Santo Padre, cari anziani, cari giovani, voglio darvi il benvenuto in questo incontro che parte dell'iniziativa del nostro Papa Francesco per creare il dialogo tra giovani e adulti, che diventa ancora più importante davanti alle sfide attuali nella società, in cui si impone sempre più la cultura dello scarto e si apre il divario generazionale, un'iniziativa che lei ha assunto con grande impegno, e in modo parallelo anche nel nostro piccolo istmo panamense abbiamo iniziato questo spazio di dialogo nel contesto della preparazione per la Giornata Mondiale della Gioventù. Lanzada a los jóvenes por usted,
Questo appello che lei ha lanciato ai giovani, Santo Padre, a concludere la giornata mondiale di Cracovia, con il fine che la sua preparazione verso la giornata mondiale di Panama lo potessimo prendere dalla mano dei nostri anziani, dei nostri nonni. Ancora risuona, Santo Padre, nel cuore di tanti giovani, risuonano le sue parole quando li esortava ad avere memoria. E per loro ha detto: è necessario accogliere la torcia, la staffetta dei nostri nonni e delle nostre nonne. Allora promettete che per preparare Panama parlerete di più con i nonni? E se i nonni sono già andati in cielo, parlerete comunque con gli anziani e gli chiederete: fate loro delle domande, perché loro sono la saggezza del popolo. In questo modo l'esistenza delle relazioni intergenerazionali implica che nelle comunità si possieda una memoria collettiva e che ogni generazione possa riprendere l'insegnamento dei propri antenati, lasciando in questo modo un'eredità ai successori. E questo costituisce una cornice di riferimento per cementare in modo solido una società nel mondo attuale. Allora, il problema dell'individualismo che caratterizza la nostra società moderna non sembra aver messo in dubbio l'intensità dei legami intergenerazionali, dell'esistenza delle famiglie. La presenza dei legami intergenerazionali non è soltanto una vestigia delle società precedenti o delle società tradizionali, come si potrebbe pensare, ma soprattutto costituisce uno dei motori che impulsano la solidarietà, che incoraggia scenari di incontro, di collaborazione e di apprendimento tra generazioni. L'intergenerazionalità è un mezzo e un obiettivo in se stesso che garantisce anche di affrontare le questioni sociali e lo sviluppo attraverso il dialogo e la cooperazione senza escludere nessuno. Diffonderò il mio spirito su ogni carne, i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, e i vostri giovani vedranno visioni, e i vostri anziani sogneranno. Parole che sono risuonate nella mattina di Pentecoste, e adesso le facciamo nostre, mentre progrediscono i lavori sinodali, mentre continuiamo nella preparazione con amore e gioia della giornata mondiale della gioventù di Panama, alla quale vi aspettiamo con fede e con speranza. Questo è un versetto bello, denso di ispirazione, perché allude a quello che è più importante dell'essere umano, la gioventù e l'anzianità. E questo ci illumina per poter riconoscere che la missione della Chiesa consiste nel favorire, nell'accompagnare gli incontri. La Chiesa è per vocazione divina la tenda dell'incontro in cui conversano Dio e l'uomo, la Chiesa e il mondo. Giovani che hanno visioni, nel senso di una gioventù capace di illuminare il futuro, l'avvenire che sta all'orizzonte, qualcosa che può essere completato soltanto con il contributo sapiente degli anziani. E a lei, Santo Padre, che ha raccolto queste idee nel discorso dello scorso marzo, nell'apertura dell'assemblea plenaria della riunione presinodale, è proprio della gioventù tutto ciò che è dinamico, tutto ciò che viene proiettato. Ma occorre chiarire che cos'è una visione. Una visione è un'espressione gioiosa della sensazione di freschezza, di novità, di qualcosa che è destinato a riempire la vita. Abbiamo bisogno di giovani visionari che vivano con gli occhi, che vedano con gli occhi del cuore, capiscano che cosa sarà dell'umanità se ha il coraggio di vivere a partire dal profondo e non
della superficie. Il mondo ha bisogno di partecipazione di massa, di giovani appassionati che non si lasciano dominare dal canto delle sirene del sistema istituzionalizzato. Per loro urge proporre ai giovani di vivere con loro una vera esperienza di umanità e di divinità, perdere la paura degli esseri umani e lasciare che Dio operi. Il fratello Roger di Tese diceva: se chiedete poco ai giovani forse non otterrete nulla, ma se gli chiedete molto vi daranno tutto. Forse noi adulti siamo quelli che non crediamo nella capacità visionaria dei nostri giovani, nel loro potenziale per vivere gli avvenimenti, per capire cosa c'è dietro gli eventi, e questa mancanza di fede la paghiamo cara quando non abbiamo il coraggio di incontrarli, di fare un cammino insieme a loro a partire dalla profondità umana e divina. Che bello sarebbe che la nostra gioventù potesse avere una visione di Dio, una visione di gloria, di speranza. Sarebbe bello che in quest'ora ci fosse un segno inesorabile del tempo, come sono le canizie, e questo ci potesse aiutare a vedere chiaramente la volontà di Dio, l'amore divino, la vita stessa in questa visione di speranza che contrasta con l'orribile spettacolo di un mondo diviso, di un panorama rovinato e di una società che vive lo spettacolo doloroso delle proprie frustrazioni. Ci aiuti, Santo Padre, affinché la grazia dello Spirito ci permetta di essere portatori della lampada della fede, che aiuti chi ha appena iniziato il cammino della vita e chi merita che questa testimonianza sia quella di cui tutti abbiamo bisogno. Vediamo con speranza il sinodo dei vescovi che sta sviluppando, svolgendo in questi giorni con il tema sui giovani e il discernimento vocazionale. Il dinamismo e la partecipazione dei giovani si è fatto sentire, e anche l'ascolto attento dei padri sinodali illumina i nuovi tempi che hanno i giovani come protagonisti, dove l'accompagnamento della Chiesa e degli anziani sognatori. Santità, molti di coloro che sono qui abbiamo percorso un cammino e desideriamo che i giovani riconoscano con amore e gratitudine che gli anziani sono la memoria dell'umanità. Prima le culture valorizzavano la memoria storica degli anziani, ma oggi invece tutto viene diluito con le nuove tecnologie, che da una parte sono così utili, ma dall'altra parte molto spesso ci schiavizzano. La memoria dell'anziano non è solo quantitativa, ma soprattutto qualitativa. Non sono un'enciclopedia di dati, ma un tesoro di esperienze. E in loro non mancano le cicatrici di ferite che gli hanno insegnato a vivere, e orme di carezze sincere e pure che gli hanno insegnato ad amare. L'anziano che ha vissuto questo percorso di vita e gli ha permesso di morire nella gioia, in questa trasparenza dell'essere essenziale. Questo anziano torna ad essere bambino, non ha più paura di niente, accoglie tutto ed è sorpreso da tutto. Lo sguardo di un anziano ha qualcosa che innamora, forse perché lo sguardo di chi già è arrivato alla fine ed è prossimo all'eterno e al definitivo. L'anzianità ci regala qualcosa che ci riporta al bambino che siamo stati e permette di emergere una nuova saggezza. Per questo gli anziani devono poter sognare e possono spiegare, hanno il potere di spiegare i loro sogni. Giovani che sogni, anziani che hanno visioni. Che i giovani imparino ad interpretare la visione dello Spirito.
un cammino per questo un cammino pastorale senza anziani mancherebbe di qualcosa di importantissimo. E un anziano senza i giovani vicino si sente esiliato dalla corrente della vita. Quindi spetta alla Chiesa favorire l'incontro gratuito che favorisca il dialogo, perché dialogare è accogliere, è un modo di ospitare, quindi vivere un rito di contemplazione. La nostra società ha bisogno di anziani sognatori che ci accendano con i loro sogni, con la loro perspicacia, con il fatto che non hanno niente da perdere, con il loro senso pratico, e credo che la loro esperienza ha qualcosa di mistico e tutto questo può essere favorito. Santo Padre, che fortuna sapere che Sua Santità vuole combinare insieme nel suo cuore la visione dei giovani attraverso la lente ineffabile dei sogni degli anziani. E in questo equilibrio di sogni e visioni ci aiuti a vedere sognando, e prima di dirci prega per me, pregate per me, riceva la certezza della nostra preghiera, perché i desideri del nostro padre Sant'Agostino continui ad essere vescovo per noi e cristiano con noi. E ricordiamo, essere giovani non è una questione di anni anagrafici, è una questione di essere sognatori. Per questo ci sono giovani vecchi e ci sono anziani giovani, perché non hanno mai perso la capacità di sognare. Grazie Santo Padre per questo incontro. Grazie, grazie Eccellenza. Adesso do la parola a Padre Antonio Spadaro. Padre Spadaro è l'editore della rivista gesuita La Civiltà Cattolica, nonché interlocutore privilegiato col Papa Francesco nella realizzazione di questo libro. Padre Spadaro. Grazie. Beh, non so se l'anzianità o la giovinezza è una questione di anni, ma non dirò chi è giovane o chi è anziano in questo luogo, sapete riconoscerlo perfettamente. Sono molto felice di questo momento, grazie Santo Padre per essere qui. Ricordo quando mi disse quanto le fosse entrata nel cuore la meditazione di Gioele, lo ha detto molte volte pubblicamente. Lei ha capito che se gli anziani non sognano, i giovani non possono vedere il futuro. E questo è un po' strano, perché normalmente noi siamo abituati a immaginare i giovani come sognatori, no? E invece no, lei ci dice che sono i vecchi che devono sognare, cioè sulla base della loro esperienza loro sognano. Allora non è l'utopia, non è la vaga utopia che qui ci interessa. Questi giovani sono in grado, i giovani sinodali, quindi membri del sinodo, come lei ben sa e ha potuto sentire, hanno partecipato al nostro lavoro sinodale con la loro visione, ma loro sono stati in grado di vedere il futuro e di comunicarcelo perché hanno ascoltato i sogni dei vecchi, e alcuni padri sinodali sono anche vecchi, quindi non siamo tutti giovani. Beati quelli che sognano, diceva Elder Camara, Dom Elder Camara, porteranno speranza a molti cuori. Ed eccoci qua, quindi giovani e vecchi, da questa sua intuizione è nato il volume sulla saggezza del tempo, che noi vogliamo condividere. Questo è un racconto corale, lo sfoglierete, lo vedrete, sono esperienze, circa 90 esperienze di anziani, ma ne abbiamo raccolte tante, 250 mi sembra più o meno. Questo grazie alla Loyola Press che ha avuto l'intuizione dell'idea, grazie a Marsilio Editori che lo hanno portato in Italia, ma grazie anche a tanti altri editori, sono già 9 mi pare gli editori che hanno pubblicato in varie lingue nel mondo e altri ce ne saranno. Quindi è un po' la condivisione di un'esperienza degli anziani che parlano ai giovani. E mi ricordo dell'appuntamento che mi diede a Santa Marta un pomeriggio di fine luglio 2017. Lei è un po' pericoloso durante l'estate perché ha meno da fare e quindi si inventa delle cose un po' nuove. E allora si...
E allora avevo con me il mio zaino con 250 storie addosso. Ne abbiamo scelte insieme alcune, una trentina, ed è stato bello perché io mi ricordo che appena mi sono seduto, faceva caldo fuori, e mi ha chiesto se volevo dell'acqua o se preferivo un succo di frutta. E io ho scelto dell'acqua e lei mi ha detto vai a prendertelo nel frigorifero. Sono andato a prenderlo nel frigorifero e ho visto con la coda dell'occhio che proprio dietro di lei c'era una candela votiva di San Giovanni XXIII. E devo dire che ho avvertito la presenza di questo santo vecchio come una presenza di protezione nel nostro dialogo. Le storie sono state quindi raccolte da tutto il mondo e due associazioni ci hanno aiutati, perché è difficile, sai, i giovani si trovano a scuola, è facile trovarli, ma gli anziani? Allora abbiamo chiesto l'aiuto di due associazioni, innanzitutto Unbound, che si occupa di oltre 300.000 anziani e bambini in 18 paesi, di trovare questi anziani e di intervistarli. Sono giovani che hanno intervistato gli anziani, quindi c'è questo dialogo, è tutto filmato, registrato, sarà poi da condividere. E dovete sapere, cari amici, che mentre il Papa, io gli leggevo queste storie e lui le ascoltava, ma mentre le ascoltava guardava le fotografie che trovate nel volume e ha stabilito con loro, con queste persone, un vero e proprio dialogo. In modo particolare, mi permetto di dirlo, lei ha avuto un ricordo particolare dei suoi nonni, in particolare di nonna Rosa, e mi ha detto, lo troverete nel libro, è stata spogliata tante volte negli affetti, ma aveva sempre lo sguardo in alto. Questo era nonna Rosa. Lei mi ha anche detto che sua nonna diceva poche cose, ma di una saggezza semplice. Mi ha detto, consigliava poco, ma si vedeva che rifletteva tanto e pregava tanto. Lo leggerete nel libro. Questo sguardo in alto che Francesco cerca negli anziani è quello che ciascuno di noi deve cercare. Il Papa mi ha anche consegnato una riflessione che nel volume è la prefazione, che è una specie di summa teologica del suo pensiero, del rapporto tra i giovani e anziani, ed è molto importante leggerla. Lei, Santo Padre, ha aggiunto qualcosa di molto intimo, della quale la ringrazio moltissimo, il fatto di considerarsi e di sentirsi nonno. Lolo Chico, si ricorda nelle Filippine come la chiamavano? Qui c'è il Cardinal Tagle che sa molto bene quello che è successo nelle Filippine. E mi ha anche detto che per lei non è stata una cosa ovvia e scontata, ma un passaggio che ha richiesto una consapevolezza umana e spirituale. Grazie per aver condiviso questo, perché è l'esperienza non solo sua, ma penso di molte persone, anche qui in questa sala. E se ricorda, alla fine le ho chiesto se era contento del lavoro fatto, delle ore trascorse insieme a parlare delle esperienze di così tante persone. E lei mi ha risposto che le sembrava di aver detto cose molto semplici, molto ordinarie. E io le ho risposto che è vero, ma che sono proprio le cose semplici quelle che toccano l'anima, non i grandi discorsi. E lei ha aggiunto col suo sguardo, mi sento in pace, mi sento in pace. Grazie. Grazie Padre Santo a nome di tutti i presenti, che sono solo una piccola rappresentanza, ci sono molti giornalisti che poi daranno eco di queste parole fuori. Grazie a nome anche di tutti gli anziani che hanno raccontato le loro storie e di tutti i giovani che le leggeranno. Grazie, grazie di cuore. Lolo Chico. Grazie a Padre Spadaro. Adesso proseguiamo con delle domande. Abbiamo qua tre giovani e tre anziani in prima fila che faranno successivamente delle domande per il Santo Padre e ascoltiamo poi le sue risposte. Ecco, Santo Padre, la prima domanda viene dall'Italia e viene da
Federica Ancona. E Federica è un volontariato. È un volontariato con la Cittadella Cielo di Frosinone, dove lavora in una comunità Nuovi Orizzonti, che lavora con i giovani in disagio e con delle dipendenze. Federica. Papa Francesco, oggi noi giovani siamo sempre esposti a modelli di vita che esprimono una visione usa e getta, quella che lei chiama la cultura dello scarto. Mi sembra che la società oggi ci spinga a vivere una forma di individualismo che poi finisce sempre nella competizione. Non mi chiedono di dare il meglio di me, ma di essere sempre migliore degli altri. Ma ho l'impressione che chi cade in questo meccanismo alla fine finisca sempre per sentirsi un fallito. Qual è invece la strada per la felicità? Come faccio a vivere una vita felice? Come possiamo noi giovani guardarci dentro e capire che cosa è davvero importante? Come possiamo noi giovani creare rapporti veri e autentici quando tutto attorno a noi sembra finto e di plastica? Grazie, Santo Padre. Finto e di plastica, è la cultura del trucco, no? Quello che conta sono le apparenze, quello che conta è il successo personale, anche a prezzo di calpestare la testa altrui, no? Andare avanti con questa competizione che tu dici qui, no? Io ho le domande scritte, per non perdere. La tua domanda è come essere felice in questo mercato della competizione, no? In questo mercato delle apparenze. E tu non hai detto la parola, ma mi permetto di dirla io. In questo mercato dell'ipocrisia, no? E lo dico non in senso morale, ma in senso psicologico, umano, no? Apparire cosa che non c'è dentro. Tu si appare di un modo, ma c'è dentro c'è il vuoto, per esempio, o c'è l'affanno per arrivare, no? Mi viene dirti su questo un gesto, no? Un gesto per spiegare quello che vuoi dirti con la mia risposta. Il gesto è questo: la mano tesa è aperta, la mano della competizione è chiusa e prende, sempre prendere, raccogliere. Tante volte a prezzi costoso, a prezzi di annientare gli altri, per esempio, no? A prezzi del disprezzo altrui, ma sempre, no? Questa è la competenza. Il gesto della anticompetenza è questo: aprirsi. E aprirsi in cammino. La competenza generalmente è ferma, fa i calcoli, tante volte inconscientemente, ma è ferma, non si mette in gioco, fa dei calcoli, ma non si mette in gioco. Invece la maturazione nella personalità va sempre in cammino, si mette in gioco, per dirlo con un'espressione comune, si sporca le mani. Perché? Perché ha le mani tesse, ha la mano tessa per salutare, per abbracciare, per ricevere. E questo mi fa pensare in quello che dicono i santi, no? Anche Gesù: c'è più amore nel dare che nel ricevere, no? Contro questa cultura che annienta i sentimenti, il servizio. Servire.
e tu vedrai che la gente più matura, i giovani più maturi, maturo nel sentito di sviluppati, sicuri di se stesso, sorridente, con senso dell'umorismo, sono coloro che vanno avanti in cammino col servizio. È l'altra parola, che rischiano. Se tu nella vita non rischi, mai, mai sarai matura, mai dirai una profezia, soltanto l'illusione del raccogliere per essere sicuro, no? E anche la cultura dello scarto, ma anche coloro che non si sentono scartati, è la cultura dell'assicurazione, avere tutte le assicurazioni possibili per essere a posto. E mi viene in mente quello di Gesù, quella parabola dell'uomo ricco che aveva avuto una raccolta così grande che non sapeva dove mettere il grano, e lui dice: non farò più grandi i magazzini e così sarò sicuro, l'assicurazione per tutta la vita. E Gesù dice che questa parabola finisce: stolto, questa sera morirà. La cultura della competizione mai guarda la fine, guarda il fine che si è proposto nel suo cuore, arrivare arrampicando, come si sia, ma sempre questo, calpestando teste. Ma invece la cultura del convivere, della fraternità, è una cultura di servizio, una cultura che si apre e si sporca le mani. Questo gesto, non so, non voglio ripetermi, ma credo che questo sia l'essenziale alla tua risposta. Tu vuoi salvarti di questa cultura che ti fa sentirti una fallita, una cultura della competizione, una cultura dello scarto, o vivi una vita felice? Apri il gesto, la mano tessa sempre così, il sorriso, il cammino, mai seduta, in cammino sempre, sporcati le mani e sarai felice. Non so, mi viene a dirti questo. Grazie. La prossima domanda, Santo Padre, viene da Malta. È una coppia, Tony e Grace Naudi, che sono qua, sono nonni e sono sposati da 43 anni. Santo Padre, mi chiamo Tony, mia moglie Grace ed io abbiamo cresciuto una famiglia di 4 figli, un figlio e 3 figlie. E abbiamo 5 nipoti e un altro in arrivo. Come molte famiglie, abbiamo dato ai nostri figli un'educazione cattolica. E abbiamo fatto di tutto per aiutarli a vivere la parola di Dio nella loro vita quotidiana. Eppure, nonostante i nostri sforzi come genitori di trasmettere la fede, i figli qualche volta sono molto critici. Ci contestano, sembrano respingere la loro educazione cattolica. Che cosa dobbiamo dire a loro? Per noi la fede è importante. È doloroso per noi vedere i nostri figli e i nostri nipoti lontani dalla fede o molto presi dalle cose più mondane e superficiali. Ci dà una parola di incoraggiamento e di aiuto. Che cosa possiamo fare come genitori e come nonni per condividere la fede con i nostri figli e i nostri nipoti? Grazie.
C'è una cosa che ho detto una volta, perché mi è venuta spontanea, sulla trasmissione della fede. La fede va trasmessa in dialetto, sempre. Dialetto familiare, dialetto... Pensate alla mamma di quei 7 ragazzi che leggiamo nel libro dei Maccabei. Per 2 volte il relato biblico dice che la mamma li incoraggiava in dialetto, nella lingua materna, perché la fede era stata trasmessa, sì. La fede si trasmette a casa, sempre. E sono precisamente i nonni, nei momenti più difficili della storia, coloro che hanno trasmesso la fede. Pensiamo nelle persecuzioni religiose del secolo scorso, nelle dittature e genocidi che tutti abbiamo conosciuto, erano i nonni che di nascosto insegnavano i nipotini a pregare la fede, e anche di nascosto li portavano a battezzare, no? Perché noi genitori? Perché i genitori erano coinvolti nella filosofia del partito, di ambedue partiti, no? E se si sapesse lì che facevano battezzare i figli, avessero perso il lavoro, per esempio, o diventato vittime di persecuzioni, no? Raccontava una maestra, una docente di uno di questi paesi, che il lunedì, dopo Pasqua, dovevano domandare ai bambini: cosa avete mangiato ieri a casa? Semplicemente, e coloro che dicevano uova, uova, passare l'informazione per punire i genitori, così loro non potevano fare la trasmissione della fede, erano i nonni, e hanno avuto in questi momenti di persecuzione una grande responsabilità in questo, presa da loro stessi, no? Ma lo portavano avanti, no? E tutto di nascosto, con i modi più elementali, no? Riprendo, la fede va trasmessa sempre in dialetto. È il dialetto di casa, il dialetto di anche poi dell'amicizia, della vicinanza, ma sempre in dialetto, no? Lei non può trasmettere la fede con il catechismo. Legge il catechismo e avrai la fede, no. Perché la fede non sono soltanto i contenuti, sul modo di vivere, di valutare, di gioire, di rattristarsi, di piangere, no? È tutta una vita che va lì, no? E la sua domanda è un po', mi permetto, sembra un po' colposa, ma abbiamo fallito noi nella trasmissione della fede? No, non si può fare questa domanda. La vita è così, incomincia così, voi avete trasmesso la fede, ma poi si vive e il mondo fa delle proposte che entusiasmano ai figli ad andare avanti, e tanti si allontanano dalla fede, fanno un'opzione non cattiva sempre, ma tante volte inconsciente, fra i valori, sentono delle ideologie più moderne, e si allontanano, no? Ho voluto fermarmi in questa descrizione della trasmissione della fede per dire il mio parere, no? Primo è non spaventarsi, non perdere la pace. E la pace sempre parlando col Signore, no? Noi abbiamo trasmesso la fede e adesso tranquilli. Mai cercare di convincere, perché la fede non cresce
La Chiesa non cresce, la fede non cresce per proselitismo, cresce per attrazione. Questa è una frase di Benedetto XVI, cioè per testimonianza. Ascoltarli, riceverli bene ai nipotini, ai figli, accompagnarli in silenzio. Mi viene in mente un aneddoto di un sindacalista, che un dirigente sindacale che io ho conosciuto, e che a 21 anni, era caduto nella dipendenza dell'alcol e viveva solo con la mamma, perché la mamma l'ha avuto da ragazza, e lui si ubriacava e al mattino vedeva come la mamma usciva per lavorare, lavorava lavando le tovaglie, le cose, le camicie, come si lavava in quel tempo col legno, no? Lavorava tutta la giornata e il figlio lì, e lui vedeva la mamma, ma faceva finta di essere addormentato, non aveva lavoro in tempo che c'era tanto lavoro, e guardava come la mamma si fermava, lo guardava con tenerezza e se ne andava a lavorare. Questo lo ha distrutto. Quel silenzio, quella tenerezza della mamma ha distrutto tutte le resistenze, e lui un giorno disse: no, non può essere così, è andato avanti, e ha fatto una buona famiglia, una buona carriera. Silenzio, tenerezza, silenzio che accompagna, non il silenzio dell'accusa, no, quello che accompagna. È una delle virtù dei nonni, no? Abbiamo visto tante cose nella vita che tante volte soltanto il silenzio buono, quello caldo, può aiutare. Poi, se uno può domandarsi quali sono le cause di questo allontanamento, ma sempre c'è una sola causa, che apre le porte alle ideologie, le testimonianze brutte. Non sempre in famiglia, no, la maggioranza delle testimonianze brutte di gente di chiesa, no? Preti neurotici, o gente che dice di essere cattolica e porta la doppia vita, incoerenze per cercare valori dentro delle comunità cristiane che non sono valori cristiani, sempre sono brutte testimonianze, quello che allontanano dalla vita, no? E poi questa gente che soffre questo accusa, no? Accusa, io ho perso la fede perché ho visto questo, e ha ragione. È soltanto una controtestimonianza, quella della bontà, della mitezza, della pazienza, la controtestimonianza che ha dato Gesù nella sua passione. Quando lui soffriva, era capace di toccare il cuore. Ai genitori e ai nonni che hanno questa esperienza, io consiglio molto amore, molta tenerezza, comprensione, testimonianze e pazienza. E preghiera. E preghiera. Pensate a Santa Monica, ha vinto con le lacrime, no? Era brava. Ma mai discutere, mai. Perché questo è un tranello, I figli vogliono
far venire ai genitori alla discussione, no? Dire questo genitore, ma non so rispondere questo, cerca un'altra parte. Ma cerca sempre evitare la discussione diretta, perché questo allontana. È sempre la testimonianza in dialetto, cioè con quelle carezze che loro capiscono. Questo. Grazie, Santo Padre. La terza domanda viene dagli Stati Uniti, da Rosemary Lane. Rosemary lavora per Loyola Press e quindi è stato grazie a lei in parte questo libro che lei ha raccolto delle storie degli anziani per realizzare il libro. Rosemary? Holy Father. Santo Padre. I had the privilege of spending a year gathering wisdom from elders around the world. Ho avuto il privilegio di trascorrere un anno raccogliendo la saggezza di tutto il mondo per il libro La saggezza del tempo. Mi è capitato di chiedere ad alcuni anziani come affrontano le fragilità e le incertezze del futuro. Una donna saggia, Connie Caruso, mi ha detto che io non devo mai darmi per vinta. Devo darmi da fare, lottare, avere fiducia nella vita. Ma oggi la fiducia non la si può dare per scontata. Anche da lei io ho avverto personalmente questo messaggio di fiducia. E mi fa riflettere la fiducia, che questa fiducia mi venga da persone come lei, Papa Francesco. Noi giovani viviamo una vita difficile, un mondo instabile e pieno di sfide. Che cosa direbbe lei, parlando da nonno, a giovani che vogliono avere fiducia nella vita, che desiderano costruirsi un futuro all'altezza dei loro sogni più profondi? Grazie, Santo Padre. Che cosa direbbe lei, da nonno, a giovani che vogliono avere fiducia nella vita, che desiderano costruirsi un futuro all'altezza dei loro sogni? Questa è la domanda, no? Un bel lavoro hai fatto tu in queste interviste, eh? È una bella esperienza che non dimenticherai mai. Mai, bella esperienza. Io ti prendo l'ultima parola, no? All'altezza dei loro sogni, no? Sogni è l'ultima parola. E la risposta è: incomincia a sognare. Sogna tutto. Mi viene in mente quella bella canzone. Sognare di blu, dipinto di blu, felice di stare lassù, sognare così, sfacciatamente, senza vergogna, sognare. Sognare è la parola. E difendere i sogni come si difendono i figli. Questo è difficile da capire, ma è facile da sentire. Quando tu hai un sogno, una cosa che non sai come dirla, ma la custodisci e la difendi, perché l'abitudine quotidiana non te la tolga. Aprirsi a orizzonti che sono contro le chiusure. No, le chiusure non conoscono gli orizzonti. I sogni sì. Sognare e prendere i sogni dagli anziani, portare gli anziani e i loro sogni, portare addosso questi anziani i loro sogni. Non ascoltarli, registrarli e andiamo a divertirsi, no. Portarli addosso. Il sogno che noi riceviamo di un anziano è un peso. Costa portarli avanti, è una responsabilità. Dobbiamo portarli avanti. C'è un'icona che viene dalla Abbazia di Bosse,
che si chiama la Santa Comunione, e cioè un monaco giovane che porta avanti l'anziano, porta avanti i sogni di un anziano. E non è facile, guarda che fa fatica, no? In questo. Ma in questa immaginetta tanto bella si vede un giovane che è stato capace di prendere su di sé i sogni degli anziani e li porta avanti per farli fruttificare. Questo forse sarà di ispirazione. Tu non puoi portarti tutti gli anziani addosso, ma sì i loro sogni. E questi portali avanti, portali, che ti farà bene, fa bene. Non sentirli, scriverli, no. Prenderli e portarli avanti, e questo ti cambia il cuore. E questo ti fa crescere, questo ti fa maturare. È la maturazione proprio di un anziano. Loro nei sogni ti diranno anche cosa hanno fatto nella vita, ti racconteranno gli sbagli, i fallimenti, i successi, ti diranno questo. Prendi quello, prendi tutta quell'esperienza di vita e tu vai avanti. Questo è il punto di partenza, il posto di partenza. No? Cosa direbbe lei ai giovani che vogliono avere fiducia nella vita? Prende su di te i sogni degli anziani e portali avanti. E questo ti farà maturare. Grazie. Grazie. La prossima domanda viene dall'Italia, dalla signora Fiorella Baccherini, che è una moglie, una mamma, una nonna, nonché insegnante di italiano per i migranti e rifugiati a Firenze. Fiorella. Sì, scusa. Papa Francesco, sono preoccupata. Ho tre figli, uno è gesuita come lei. Hanno scelto la loro vita e vanno avanti per la loro strada. Ma guardo intorno a me, guardo al mio paese, al mondo. Vedo crescere le divisioni e la violenza. Ad esempio, sono rimasta molto colpita della durezza e della crudeltà di cui siamo stati testimoni nel trattamento dei rifugiati. Non voglio discutere di politica, parlo dell'umanità. Com'è facile far crescere l'odio tra la gente? E mi vengono in mente i momenti e i ricordi di guerra che ho vissuto da bambina. Con quali sentimenti lei sta affrontando questo momento difficile della storia del mondo? Grazie. Mi è piaciuto quello, non parlo di politica, ma parlo di umanità. Quello è saggio. I giovani non hanno l'esperienza delle due guerre. Io ho imparato da mio nonno, che ha fatto la prima nel Piave, ho imparato tante cose dal racconto di lui. Anche le canzoni un po' ironiche contro il re e la regina, tutto quello, tutto imparato. Ma i dolori della guerra. Poi cosa lascia una guerra?
milioni di morti della grande strage. Poi è venuta la seconda. E questa l'ho conosciuta a Buenos Aires, con tanti migranti che sono arrivati, tanti, 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 dopo la Seconda Guerra Mondiale. Italiani, polacchi, tedeschi, tanti, tanti. E sentendo loro capii, tutti capivamo cos'era una guerra che da noi non si conosceva. Credo che è importante che i giovani conoscano il risultato delle due guerre del secolo scorso. È un tesoro negativo, ma un tesoro per trasmettere, per creare delle coscienze. Un tesoro che inclusive ha fatto crescere l'arte italiano. Il cinema del dopoguerra è una scuola di umanesimo. Che loro conoscano quello è importante, perché non cadano nello stesso errore. Che loro conoscano come cresce un populismo, per esempio pensiamo al 32-33 di Hitler, quel ragazzo che aveva promesso lo sviluppo della Germania dopo un governo che aveva fallito male, aveva fallito. Che sappiano come incominciano i populismi. Lui ha detto una parola molto brutta ma molto vera: seminare odio. E non si può vivere seminando odio. Noi nella esperienza religiosa della storia della religione pensiamo alla riforma. Abbiamo seminato odio a ambedue le parti, protestanti e cattolici, tanto. Questo l'ho detto esplicitamente a Lund. E adesso da 50 anni lentamente ci siamo accorti che non era la strada, stiamo cercando di seminare gesti di amicizia e non di divisione. Seminare odio è facile, e non solo nella scena internazionale, anche nel quartiere. Uno va, sparla di un'altra vicina, di un altro vicino, semina odio, no? E quando si semina odio c'è la divisione, c'è brutto nella vita quotidiana. E seminare odio con i commenti, con le chiacchiere, ma dalla grande guerra scendo alle chiacchiere, ma sono della stessa specie. Seminare odio anche con le chiacchiere, nella famiglia, nel quartiere, e uccidere. E uccidere. Uccidere la fama altrui, uccidere la pace e la concordia in famiglia, nel quartiere, nel posto di lavoro, far crescere le gelosie, le competenze, le competitività di cui parlava la prima ragazza. Cosa faccio io? Era la sua domanda, quando vedo che il Mediterraneo è un cimitero. Io le dico la verità, soffro, prego, parlo. Noi dobbiamo accettare questa sofferenza. Non dire, ma si soffre dappertutto, ma andiamo avanti. No, questo non va. Oggi c'è la terza guerra mondiale a pezzetti.
un pezzetto qui, uno là, 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 ma guardate i posti dei conflitti. Mancanza di umanità, aggressione, odio, fra culture, fra tribù, anche una deformazione della religione per poter odiare meglio. E questa non è una strada, questa è la strada del suicidio dell'umanità. Seminare odio, preparare la terza guerra mondiale, che sta in corso a pezzetti. E credo non esagerare in questo. Mi viene alla mente, e questo dirlo ai giovani, quella profezia di Einstein. La quarta guerra mondiale sarà fatta con le pietre e i bastoni, perché la terza distruirà tutto. Seminare odio e far crescere l'odio, creare violenza e divisione, è un cammino di distruzione, di suicidio, di autodistruzione. Questo si può coprire per la libertà, si può coprire con tanti motivi. Quel ragazzo del secolo scorso, degli anni 32, lo copriva con la purezza della razza. Qui i migranti, no? Accogliere il migrante è un mandato biblico, perché tu stesso sei stato migrante in Egitto. Poi pensiamo, l'Europa è stata fatta dai migranti, E l'esperienza, tante correnti migratorie nei secoli hanno fatto l'Europa di oggi. Le culture si sono mischiate. Poi l'Europa ha coscienza che nei momenti brutti altri paesi dell'America, per esempio sia l'America del Nord, alcuni dell'America del Sud, hanno ricevuto i propri migranti europei dei paesi, e sa cosa significa questo, no? Noi dobbiamo riprendere, prima di dire un giudizio sul problema delle migrazioni, e riprendere la nostra storia europea. Io sono figlio di un migrante che è andato in Argentina, e tanti. E nell'America tanti che hanno il cognome italiano, migranti, ricevuti col cuore e la porta aperta. Ma la chiusura è l'inizio del suicidio. È vero che si devono accogliere i migranti, si devono accompagnare, ma soprattutto si devono integrare. Se noi accogliamo così, non facciamo un bel servizio. C'è il lavoro dell'integrazione. Dell'integrazione. La Svezia è stata un esempio da più di 40 anni in questo, no? Io l'ho vissuto da vicino, quanti argentini e uruguayani nel tempo delle dittature militari nostre sono stati rifugiati in Svezia, e subito erano integrati, subito, scuola, lavoro, integrati nella società. E quando l'anno scorso sono stato a Lund, mi ha ricevuto all'aeroporto il primo ministro, e poi, come non poteva venire lui a congedarsi, ha inviato una ministro, credo che la ministro della cultura. E nella Svezia, che sono tutti biondi, questa era un po' bruna, ma una ministra della cultura così, ma può
poi ho saputo che era figlia di una svedese e di un migrante dell'Africa, così integrata che è diventata essere ministra del paese. Così si integrano le cose. Invece la tragedia che tutti ricordiamo di Zaventem non era stata fatta da stranieri, l'hanno fatto giovani belgi, ma giovani belgi che erano ghettizzati in un quartiere. Sì, sono stati ricevuti, ma non integrati. E questa non è la strada. Un governo deve avere, questi sono i criteri, no? Il cuore aperto per ricevere, le strutture buone per fare la strada di integrazione e anche la prudenza di dire fino a questo punto posso, poi non posso. E per questo è importante che tutta l'Europa si metta d'accordo su questo problema. Dal contrario, il peso più forte lo porta l'Italia, la Grecia, la Spagna, Cipro, un po', ma questi 3-4 paesi, no? È importante. Ma per favore, non seminare odio. E oggi io chiederei per favore a tutti guardare il nuovo cimitero europeo. Si chiama Mediterraneo, si chiama Egeo. Questo è quello che mi viene a dirle a lei. E grazie di fare questa domanda, non per politica, sino per umanità. Grazie. Grazie, Santo Padre. La prossima domanda viene dalla Colombia, da una giovane donna che si chiama Jennifer Tatiana Valencia Morales, e lei lavora per Unbound e quindi viaggia nei villaggi della montagna della Colombia per aiutare anziani e giovani e si sposta con la motocicletta. Ecco a lei Jennifer. Papa Francisco. Papa Francesco, al reunir historias para este raccogliendo libro, le storie per questo libro, sono rimasta profondamente colpita dalla vita degli anziani. Lei ne avrà già ascoltate tante di storie nella sua vita. Che cosa l'ha spinta ad accettare questo progetto e ascoltare le storie di vita delle persone anziane che troviamo in questo libro? In questo libro molte storie sono di anziani che vivono situazioni di grande povertà, persone non rilevanti agli occhi del mondo, della società. Nessuno starebbe ad ascoltarle. Dopo aver ascoltato storie di vita, lei si sente toccato, si sente cambiato? Le piace ascoltare le storie di vita delle persone? L'aiuta nella sua vocazione come Papa? Grazie. L'ultima domanda, non le piace ascoltare le storie di vita, le aiuta nel suo mestiere da Papa? Sì, anche mi piace quando sono nelle udienze, mercoledì comincio a salutare la gente, mi fermo dove ci sono i bambini e gli anziani. E ho tante esperienze di ascoltare gli anziani. Vi dirò una soltanto che tocca alla famiglia. C'era una coppia che faceva il 60° di matrimonio, ma erano giovani, perché in quel tempo si sposavano giovani, no? Oggi per sposare un figlio la mamma deve lasciare di stirare le camicie, perché dal contrario non se ne va da casa, no? Ma in quel tempo si sposavano giovani. E lì mi hanno detto, e io ho detto, gli ho fatto la domanda, e valeva la pena questa strada? E loro che mi guardavano, si hanno guardato fra di loro.
e poi sono tornati a guardarmi e avevano gli occhi bagnati lì. La risposta è: siamo innamorati. Io mai pensavo una risposta così moderna da una coppia che faceva 60 anni di matrimonio, no? Sempre tu incontri cose nuove, no? Che ti aiutano ad andare avanti, no? Poi un'altra cosa, io ho avuto esperienza di dialogo con gli anziani per caso, da ragazzo, no? E mi piaceva sentirli. Una vicina che era amante dell'opera, e io da adolescente, da 16-17 anni, l'accompagnavo all'opera, e nel Pollaio, dove era più barato, no? Meno costoso, no? Lì, poi le due nonne, io parlavo tanto con loro, era curioso della vita loro, no? E mi colpivano, no? Una cosa che ricordo tanto degli anziani è una signora che veniva a casa a aiutare mamma a lavare, no? Era una siciliana migrante che aveva due figli, aveva fatto la guerra, la seconda guerra, e poi se n'è andata con i figli. E lei raccontava storie di guerra, no? Ho imparato tanto del dolore di questa gente, cosa significa lasciare il paese. A tal punto che questa donna io l'ho accompagnata fino alla morte, a 90 anni. E una volta che è stato un distacco, che per un atto mio di egoismo l'ho perso di vista, ho sofferto tanto per non trovarla, no? Ma è stata un'esperienza con gli anziani, non mi spaventavano. Andavo sempre con i giovani, ma... E con questa esperienza ho capito la capacità di sognare che hanno gli anziani, perché sempre c'è un consiglio: ma tu vai così, tu fai questo, io ti racconto questo, ma non dimenticare di questo. Un consiglio non imperativo, ma aperto, no? E con tenerezza, no? E questi consigli mi davano un po' il senso della storia e della appartenenza. La nostra propria identità non è la carta d'identità che noi abbiamo. La nostra propria identità ha delle radici. E sentendo gli anziani, noi troviamo le nostre radici, come l'albero, no? Che ha le proprie radici per crescere, fiorire, dare frutto. Se tu tagli le radici dell'albero, non crescerà, non darà dei frutti, morirà forse. C'è un poema, l'ho detto tante volte, poema argentino di uno dei grandi nostri poeti, Bernardes, che dice: quello che l'albero ha di fiorito viene da quello che ha di sotterrato. Ma non è andare alle radici per chiudersi lì come un conservatore chiuso, no, e fare, e questo l'ho sentito in aula, uno di questi vescovi saggi lo ha detto, e fare come il tartufo, è costoso il tartufo, e fare come il tartufo, nasce vicino alla radice, prende tutto e poi guarda che gioiello il tartufo, e come fa a dolere le tasche per averne uno, Prendere il succo delle radici, le storie, e questo ti danno appartenenza a un popolo.
poi questa appartenenza è quello che ti dà l'identità. Se tu mi dici, ma perché oggi ci sono tanti giovani liquidi, in questa liquidità culturale che è alla moda, che ma tu non sai se sono liquidi o gassosi, no? Ma non è colpa loro, è colpa di questo staccarsi delle radici, della storia, ma non per essere come loro, ma per prendere il succo come il tartufo e crescere e andare avanti con la storia. Identità, appartenenza a un popolo. E un'altra esperienza che ho avuto già come prete, come vescovo, è quello che fanno i giovani quando vanno a fare visita a una casa del riposo, no? A Buenos Aires, un'esperienza piccola, ma andiamo lì, ma noioso con i vecchi, no? Questa è la prima parola. Poi vanno con la chitarra, incominciano, gli anziani incominciano a svelarsi e sono i giovani che non vogliono uscire, continuano a suonare perché si dà questa connessione. E poi la figura biblica, no? Quando Maria e Giuseppe portano il bambino al Tempio, sono due anziani a riceverli. Quel saggio che ha sognato tutta la vita di trovare, di vedere il Liberatore, il Salvatore. E canta quella liturgia, inventa una liturgia di lode a Dio. E quell'anziana che era nel Tempio anche con la stessa speranza, e fa la chiacchierona e va dappertutto a dire ma questo e questo, questo sa trasmettere, fa trasmettere quello che ha scoperto nell'incontro con Gesù. Quell'immagine dei due vecchi, dice la Bibbia, 4 volte che sono spinti dallo Spirito, e i giovani, Maria e Giuseppe con Gesù, che dice la legge, 2 volte che vanno per compiere la legge. È un'immagine molto bella del dialogo e della ricchezza che si dà in questo, che è ricchezza di appartenenza e di identità. Non so se ci ho risposto. Bene, Santo Padre, l'ultima domanda viene dagli Stati Uniti, dal signor Martin Scorsese, noto regista, produttore, sceneggiatore, e il suo film più recente è Silence, che è la storia di un gesuita missionario in Giappone. Ecco, signor Scorsese. Grazie. Holy Father. Santo Padre, I've been making movies for a long time. Io ho fatto dei film per molto tempo, but I grew up in a working class, ma sono cresciuto nella classe lavoratrice nel centro, nel quartiere di New York. C'è una chiesa lì, la cattedrale di St. Patrick, che è la prima cattedrale cattolica a New York. Io ho speso molto tempo, ho passato molto tempo in quella chiesa, ma al di fuori della chiesa le cose sono molto diverse. C'è povertà, violenza. E quando ero bambino mi sono reso conto che la sofferenza di cui testimoniavo non era quella che si vedeva in televisione, era davanti a me, era reale, e ho sperimentato che c'era una verità per strada, e c'era una verità che ci veniva presentata nella Chiesa e che non sembrava essere la stessa, ed è stato molto difficile mettere insieme queste due verità, riconciliarle. L'amore di Gesù sembrava qualcosa completamente lontano, alieno, distante rispetto a quello che vedevo per strada. È vero, sono stato fortunato ad avere dei genitori che mi volevano molto bene, e un giovane sacerdote anche molto in gamba che è diventato un mentore per me durante gli anni. Ma anche oggi, quando ci guardiamo intorno e leggiamo i giornali, vediamo la televisione, sembra che il mondo sia
pervaso dal male. Vediamo anche l'istituzione della Chiesa viene colpita da questi problemi. Allora come noi anziani andare oltre questo che succede nella vita? Come Santo Padre la fede di una giovane donna, di un giovane uomo può sopravvivere in questo mondo miserevole? Come possiamo aiutare la Chiesa in questo sforzo? Come, in che modo la fede di una giovane donna o di un giovane uomo può sopravvivere a questo uragano? Come possiamo aiutare la Chiesa in questo sforzo? È la domanda. È un uragano davvero, no? Anche da bambini è apparso un fenomeno che sempre c'è stato, ma non così forte, no? Il bullying, no? Oggi si vede più chiara la crudeltà che può essere un bambino. Il problema della crudeltà, come si agisce con la crudeltà? Crudeltà dappertutto. Crudeltà fredda nei calcoli per rovinare l'altro. È una delle forme di crudeltà che mi tocca a me in questo mondo dei diritti umani, è la tortura. In questo mondo la tortura è il pane nostro di ogni giorno. E sembra normale. E nessuno parla. E la tortura è la distruzione della dignità umana. Una volta consigliavo una genitori giovani e ho parlato di come correggere i bambini e punire. E dalle volte bisogna la filosofia pratica dello schiaffo, no? Uno schiaffetto, no? Ma mai in faccia, mai, perché questo toglie la dignità. Voi sapete dove darlo, ho detto ai genitori, eh? Ma mai in faccia. E la tortura è come uno schiaffo in faccia. E giocare con la dignità delle persone. La violenza per sopravvivere. La violenza in certi quartieri che se tu non rovi non mangi. E questo è parte della nostra cultura che noi non possiamo rinnegare questa cultura, perché la verità dobbiamo accettarla. Ma lascio la domanda: come agire con la crudeltà, quella grande crudeltà? Ho parlato della tortura e la piccola crudeltà che è da noi. Come insegnare, come trasmettere ai giovani che la crudeltà è una strada sbagliata, una strada che uccide non solo la persona, anche l'umanità, il senso di appartenenza, la comunità. E qui c'è una parola che dobbiamo dire. La saggezza del piangere, il dono del piangere. Davanti a queste violenze, a queste crudeltà, a questa distruzione della dignità umana, il pianto è umano e cristiano. E chiede la grazia
delle lacrime, perché il pianto ammorbidisce il cuore, apre il cuore, è fonte di ispirazione. Piangere Gesù nei momenti più sentiti della sua vita ha pianto, nel momento che lui ha visto il fallimento del suo popolo pianse su Gerusalemme. Piangere, non avete paura di piangere su queste cose, siamo umani. Poi condividere l'esperienza. Condividere l'esperienza, e torno a parlare del dialetto e l'empatia. Condividere l'esperienza con empatia con i giovani. Non si può avere una conversazione con un giovane senza empatia. Dove trovo questa empatia? Non condannare i giovani, come i giovani non devono condannare gli anziani, ma avere l'empatia umana. Io me ne vado perché sono vecchio, ma tu rimarrai. E questa è l'empatia della trasmissione dei valori. E poi la vicinanza. La vicinanza fa dei miracoli. La non violenza, la mitezza, la tenerezza, queste virtù umane che sembrano piccole ma sono capaci di trascurare i conflitti più difficili, più brutti, no? Vicinanza, come lei forse da bambino si è avvicinato a questa gente che ha tante, che con tanta sofferenza, e forse da lì ha incominciato a prendere la saggezza che oggi ci fa vedere nelle sue film, no? La vicinanza con coloro che soffrono, non avere paura, vicinanza con i problemi e vicinanza fra giovani e anziani. Sono poche cose, mitezza, tenerezza, vicinanza, e così si trasmette un'esperienza e si fa maturare i giovani, noi stessi e l'umanità. Ringrazio tutte queste domande e questa riflessione vostra che mi ha fatto parlare un po' troppo, no? Grazie per il vostro lavoro, grazie a voi giovani sinodali e grazie a voi anziani. Vi chiedo di pregare per me. Grazie. Noi ringraziamo il Santo Padre, adesso vi chiedo di rimanere seduti mentre i partecipanti che hanno fatto delle domande andranno dal Santo Padre a ricevere il loro libro, e noi avremo un accompagnamento musicale. Forse Santo Padre possiamo chiedere a lei una benedizione per tutti noi prima di congedarsi. Signore, benedica tutti noi, benedica il nostro cammino di incontro fra giovani e anziani, benedica la nostra identità e la nostra appartenenza a un popolo, benedica i nostri cuori,
le nostre buone intenzioni, le nostre gioie e i nostri pianti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Che il Papa sta consegnando il libro, la versione in inglese, io ho la versione in italiano del libro che raccoglie queste storie, queste testimonianze. Continuiamo a seguirlo, pochi minuti, perché poi alle 18.30 daremo la linea al telegiornale. Sei domande, proviamo a ripercorrere molto rapidamente in sintesi. La prima sulla vera felicità, questo opporsi alla cultura dell'assicurazione, piuttosto aprire la mano all'altro. La seconda domanda, quella sulla fede smarrita o spesso contestata, trasmettetela in dialetto, accompagnate col silenzio e con le testimonianze autentiche. La terza domanda, quella sulla fiducia nella vita, sognare e farsi carico, dice il Papa, anche del sogno degli anziani. La quarta, forse quella più articolata, che naturalmente avrà un eco anche in Europa, sui migranti e i ricordi di guerra, ma non ha un taglio politico, così lo diceva nella domanda appunto anche la signora, la nonna che l'ha posta. Ricordare i tempi di guerra e non per non sbagliare più, ma anche accogliere integrando, non incondizionatamente, perché la stessa Europa è stata fatta dai migranti. E poi due episodi concreti, la ministra svedese di colore proprio a proposito di integrazione e la strage belga di Zaventem compiuta proprio da non integrati, da belgi non integrati. Infine la quinta, la storia di vita degli anziani, questa coppia di anziani che all'udienza si tenevano per mano, erano ancora innamorati, le radici come un tartufo. E la sesta domanda l'abbiamo sentita sulla crudeltà. Sta per uscire il Papa, andiamo da Cristiana Caricato. Cristiana, a te. Siamo in diretta qui dall'atrio dell'Agostiniano, vediamo il Papa che chiacchiera con Padre Spadaro, sicuramente stanno commentando a caldo l'evento, avete riassunto le risposte alle domande, il Papa si è concesso, dobbiamo dire che è stato sicuramente un colloquio assolutamente informale, anzi oserei dire familiare, anche per la quantità di aneddoti sulla propria vita che il Papa ha raccontato, anche l'esperienza personali, i ricordi dei nonni, degli amici, degli anziani che ha incontrato nella sua vita. Ora saluta gli steward e le hostess che hanno organizzato e fatto in modo che tutto l'evento fosse assolutamente perfetto, e tra poco appunto il suo ritorno in Vaticano, la breve distanza che separa l'Agostinianum da Santa Marta per riprendere subito il suo lavoro. Come sappiamo il Papa è impegnato
stato nel sinodo e anche in maniera molto intensa. Abbiamo visto il Papa lasciare l'Agostinianum, come dicevamo, già da domani riprende a pieno ritmo il lavoro del sinodo dopo i circoli minori. Sicuramente questo evento, che si iscrive all'interno della riflessione che i padri sinodali stanno portando avanti nell'aula sinodale, sicuramente aiuterà anche tutti coloro che sono impegnati in questo ripensamento anche del rapporto intergenerazionale a guardare anche oltre, a pensare anche in grande. Il Papa del resto lo ha detto anche più volte oggi pomeriggio ai giovani: sognate sfacciatamente, non solo gli anziani ma anche i più giovani. Linea a te. Grazie Cri, ti lasciamo preparare per il telegiornale, naturalmente ripartiremo proprio di qua, abbiamo il tempo però qualche minuto insieme ad Adelaide, che è appunto rimasta qui in studio con noi per approfondire queste risposte date dal Papa. Più che altro ti chiederei subito se ce n'è una in particolare che ti ha colpito e che ritieni insomma in questo momento dettare un po' la linea, tracciare un solco nuovo. Sì, mi ha colpito l'invito del Papa a rischiare. Dicevi della cultura dell'assicurazione, ecco. No? Invece il Papa chiede soprattutto ai giovani di rischiare, ma con la duplice poi attenzione di sporcarsi le mani, quindi non rimanere seduti, ma poi allo stesso tempo anche di non seminare odio, quindi un'attenzione al sociale, un'attenzione umana, come ha sottolineato più volte Papa Francesco. Senti, a proposito della guerra, perché lui diceva di farsi raccontare, cioè che i racconti di guerra sono a volte anche, non sono naturalmente esperienze edificanti, però citava per esempio il cinema del dopoguerra che è scuola di umanità. Ti è mai capitato ai nonni che ti hanno fatto questi racconti, che reputi dunque insomma anche decisivi poi rispetto a certe questioni come la fame, l'ingiustizia, la povertà? Sì, mi è capitato, soprattutto perché credo che sia nell'esperienza dei miei nonni un momento forte, un momento che è rimasto impresso nella loro memoria. E quello che mi intenerisce di più, mi fa pensare di più, è che della guerra mi vengono raccontati gli aspetti della vita quotidiana, quindi quello che si poteva mangiare e non si poteva mangiare, le persone che non si vedevano più, e la paura di uscire, e questo ti fa capire quanto la guerra tocca la vita della persona, tocca lo stare insieme delle persone, quindi ascolto e rifletto. E sulla fede smarrita ti faccio così a volo radente sulle grandi sfide, perché poi questa invece presumo che riguardi i tuoi coetanei, magari non te direttamente, però c'è tanta contestazione, soprattutto da parte delle giovani generazioni, e c'è anche tanto interrogarsi, ma come fare a parlare a chi entra poi in contestazione? Qual è lo stile? Se lo condividi, ecco, quello tracciato dal Papa, profilato dal Papa. Condivido pienamente quello che riportava il Papa, una fede che cresce e si condivide per attrazione, una fede che è fatta di testimonianza, di attenzione, di vicinanza. Più volte oggi il Papa ha utilizzato questa parola. Questa è la fede che si condivide, e quando un giovane vede questo da un adulto, da un anziano, una fede che è fatta di piccoli gesti di generosità quotidiana, quella è la fede che si trasmette. Pesano le testimonianze sbagliate, Sì. E lì ci vuole invece la controtestimonianza, quella coerente, non doppia, giusto? Assolutamente, è uno dei temi principali anche del sinodo dei giovani, il tema della coerenza, dell'affidabilità e del sostegno della Chiesa. E per chiudere, quella sulla crudeltà, quella finale rivolta dal regista, da Scorsese, no? Sì, la tortura. La tortura. Che il Papa ha Il citato. Tema della competizione è tornato più volte in questo dialogo, spesso, no? Del farsi sempre per sgomitare, anche ostile agli altri, fino alla tortura. Fino alla tortura, che toglie poi la dignità. Quella è. Forse lì invece è nei giovani un antidoto a questa cultura. Perché nei giovani, anzi, c'è il desiderio di solidarietà, certo. C'è un desiderio di volersi aiutare. Allora, questa è la responsabilità agli adulti a non essere. Chi è nonno in studio? Alzi la mano, che prima l'abbiamo fatto. Ci sono 3-4 nonni, va bene. Avete questo compito con i vostri nipoti.
Grazie Adelaide Iacobelli. Devo dare la linea immediatamente al TG 2000. Grazie per essere stati con noi. Abbiamo un dovere di cronaca, e cioè ascoltare Santa Marta, perché oggi è stata anche attività del Papa alla Messa Santa Marta, la speranza come una donna in gravidanza. L'ascoltiamo e poi TG 2000. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. A me viene in mente, quando penso alla speranza, un'immagine. La donna gravida, la donna che aspetta un bambino. Va dal medico, le fa vedere l'ecografia. Ah, sei un bambino, va bene. Arriva. No, è gioiosa. E tutti i giorni si tocca la pancia per carezzare quel bambino, e in aspettativa del bambino, vive aspettando quel figlio. Questa immagine ci può far capire cosa è la speranza. Vivere per quell'incontro, quella donna immagina come saranno gli occhi del figlio, come sarà il sorriso, come sarà o biondo o nero, ma immagina l'incontro col figlio.